anni. Una buona giornata, ben ritrovati con una nuova puntata di Linea Diretta che dedichiamo alla CGIL Veneto e in particolare alle informazioni che il sindacato naturalmente dà utili ai lavoratori e agli utenti, soprattutto dei tanti servizi, in particolare quelli pubblici di cui oggi parliamo. Io saluto Ivan Bernini, buongiorno. Buongiorno. Che è segretario generale della funzione pubblica della CGIL di Treviso, con cui cercheremo di affrontare un po' di temi che sono in realtà molto ampi, molto vasti e che meriterebbero naturalmente più puntate e più tempo, ma partiamo da quello che è uno dei temi più delicati, uno degli ambiti più sentiti dalla popolazione, che è quello sanitario. Voi lo vivete dal di dentro, naturalmente, e anche un po' dietro le quinte un punto di osservazione molto importante, quello del sindacato, perché naturalmente sulla sanità si giocano molti fattori, insomma, si gioca anche la credibilità di una classe politica, si giocano su tanti piani, ecco, questo ambito, e però appunto visto dal di dentro magari ci sono delle problematiche di cui la gente non si accorge o che non intercetta. In particolare la legge regionale di programmazione vigente, ma non del tutto attuata, diciamo, prima di cominciare questa diretta del 2012, dà delle criticità. Quali sono? Innanzitutto nella sanità, la salute in generale. Noi siamo abituati a parlare di sanità, ma sono le politiche di salute, perché se continuiamo a parlare solo di sanità ci si concentra sugli ospedali e ci si dimentica tutto quello che c'è prima e tutto quello che c'è dopo. Nel 2012, finalmente dopo 16 anni d'assenza, la Regione aveva fatto una programmazione, ha scritto una legge regionale che ha riorganizzato il sistema sanitario regionale, l'ha programmato. Noi come CGIL abbiamo dato anche una valutazione positiva, perché gli obiettivi che poneva quella legge regionale erano importanti, andavano nella giusta direzione. Non possiamo che prendere atto, purtroppo, che a distanza di 6 anni il piano scade quest'anno, molte delle parti che lì erano indicate come obiettivi fondamentali sono ad oggi inattuate. Quali erano gli obiettivi, diciamo sinteticamente, e cosa secondo voi non ha funzionato? Ma in particolare la Regione Veneto nell'atto di programmazione aveva individuato alcune criticità, in particolare legate anche alla demografia e quindi a come si sta sviluppando, come dire, lo scenario in questa regione, con un aumento importante della popolazione anziana, e quindi è pur vero che si vive di più e siamo tutti contenti, ma è pur vero che vivendo di più si porta ognuno con sé dei problemi che vanno seguiti, attenzionati e curati. Certo. La Regione da questo punto di vista aveva posto obiettivi fondamentali: il potenziamento delle attività nel territorio e soprattutto lo sviluppo di alcune strutture alternative all'ospedale, proprio perché una delle criticità è l'intasamento degli ospedali. Da questo punto di vista dovevano partire gli ospedali di comunità, che dovevano diventare dei punti di sollievo in alternativa all'ospedale o prima del ricovero se non necessario, o dopo ricovero se quella persona poteva essere dimessa dall'ospedale ma aveva ancora problemi per i quali non poteva essere domiciliata. Altre strutture intermedie tipo gli ospedali di riabilitazione, la riabilitazione è uno dei punti dolenti, qui come altrove quelle strutture non sono mai partite e siamo nel 2018. È chiaro che per attivare quelle strutture dovevi fare una serie di interventi, dovevi avere le risorse. Noi diciamo, nel momento in cui una regione scrive che quelle cose si faranno, immaginiamo che si possano fare, immaginiamo che abbiano fatto i conti. Se non si sono fatte vuol dire che c'è un problema e quindi è bene che la regione corra ai ripari. Sarebbe grave non attivare quelle strutture, perché altrimenti si verifica quello che abbiamo visto anche, che continuiamo a vedere in tutti gli ospedali del Veneto: un intasamento dei pronti soccorsi, una saturazione di posti letto ospedalieri, con un problema ancora in più,
che chi può permetterselo poi trova un posto di cosiddetto di sollievo in quel che è casa di riposo, eccetera, chi non può permetterselo o alla badante se gli va bene o a una rete familiare se gli va bene, altrimenti è lì da solo ad aspettare gli eventi. Certo, perché naturalmente insomma sappiamo cosa significa rivolgersi a privato e che costi ha anche eventualmente. Certo. Ecco. E l'altro ovviamente, l'altro fronte, l'altro baluardo era quello dei medici di famiglia, che sappiamo si stanno riducendo anche come numero, c'è stato un gran dibattito su quella che è la programmazione poi futura, no? Ci sono stati anche scioperi e le famose medicine di gruppo integrate. Questi studi medici riuniti, insomma, no? Che dovevano funzionare H24, che fine hanno fatto? Guardi, a me ha sempre impressionato, guardando, perché vi seguo da cittadino veneto, seguo le trasmissioni del Veneto, a me è sempre impressionato quando qualche autorevole esponente, anche della regione, veniva a queste trasmissioni dicendo: abbiamo attivato le medicine di gruppo H24 in alternativa ai pronti soccorsi, uno può trovare delle risposte 24 ore su 24. E io mi sono sempre chiesto, ma perché poi alla fine di queste trasmissioni nessuno chiede di andare a suonare a quei campanelli per vedere se effettivamente ci sono? Le medicine di gruppo integrate non erano studi associati di medici, non sono sta roba qua. Dovevano diventare il fulcro attraverso il quale si sviluppava tutta l'assistenza territoriale, in un rapporto tra ospedale, territorio e strutture, attori protagonisti del sistema salute. Non solo non si sono attivate, ma non si attiveranno più, perché è questione di un mese fa il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha rigettato il progetto Veneto dicendo sono troppo costose. Quindi si apre un problema, perché quella roba che si diceva essere stata fatta non solo non era stata fatta, ma non si farà. Ora, io so che rischiamo di aprire, come dire, l'ennesima conflitto con i medici di medicina generale, che hanno problemi anche loro come altri. L'università non forma un numero sufficiente di personale sanitario, anche medico, a garantire, come dire, lo abbiamo sentito proprio in questi, ecco, giorni. E quindi anche qua, dopo il nome dell'autonomia universitaria, mi rendo conto che non si può spingere fino al limite, però dovrebbero tener conto di quello che richiede, come dire, il fabbisogno di personale e quello che ogni anno ne esce e che non riesce a coprire chi cessa. Tra l'altro so che apriamo un conflitto con i medici in medicina generale, che sono fondamentali per il funzionamento del sistema salute, ma noi l'abbiamo detto da tempo come CGL, proviamo a ipotizzare dei percorsi che facciano rientrare gradualmente, non si tocca chi oggi ha un ruolo, ha un suo rapporto, ma proviamo a farli rientrare nell'ambito del sistema sanitario nazionale, dipendenti come gli altri, per provare a organizzarli e per provare, come dire, a fare delle cose che diversamente non si riescono a fare. Spesso non è perché i medici di medicina generale non vogliono farle, c'è un problema di risorse anche per loro, c'è un problema di quali strumenti, di quali numeri anche nel rapporto con gli assistiti, perché spesso insomma accade che arriva l'assistito, arriva tutti i giorni, incomprensibilmente lui ha un problema, ha un bisogno, vuole una risposta. Ognuno, lo dico così, vale per tutti, pensa, perché ha letto su internet delle cose, pensa di essere diventato un piccolo medico e spesso si cade nella tentazione, un altro dei problemi, delle prescrizioni a nastro, vabbè ti prescrivo questo, ti prescrivo quello, che porta con sé tutta un'altra serie di problemi, le liste d'attesa tra tutti. Certamente, no, ma poi sul fronte dei medici di base, cioè reggerebbe, secondo voi, voi che proponete questo graduale inserimento come dipendenti delle ULS di fatto, reggerebbe il sistema? Perché sappiamo che i medici in convenzione, diciamo gli ambulatori sono a carico loro, la sostituzione anche per ferie è a carico loro, tutta una serie di cose, reggerebbe? Dal nostro punto di vista sì, questi sono medici in convenzione, non hanno un contratto, hanno un accordo quadro, che è molto complicato, che mette risorse e incrementi economici sulla base di tutta una serie di parametri. Ora, se io vado a fare una comparazione tra il medico massimalista, quello che cioè ha 1.500-2.000 assistiti, e un medico ospedaliero, vedo che anche da un punto di vista economico c'è una bella differenza. La Regione Veneto, a tal proposito, aveva messo 25 milioni di euro per queste famose medicine gruppo integrate. Ora, anche qua io penso che nel momento in cui non si fanno più quei 25 milioni di euro, immagino che vengano utilizzati per il personale della sanità e per potenziare magari quello che non c'è. Immagino, è un auspicio.
Io, come dire, credo sia ragionevole, perché se tu avevi impegnato risorse nel versante sanitario, io credo che quelle risorse debbano rimanere nel potenziamento dell'ambito sanitario a coprire quello che le medicine di gruppo integrato non copriranno più. Io penso questo, perché altrimenti si fanno i giochetti, si spostano i soldi da un capitolo all'altro. La sanità costa e molto, ma è bene che quei soldi rimangano qui, per il personale, per le strutture, per quello che serve. Secondo noi regge l'ipotesi di una graduale operazione che porti questi medici alla dipendenza del Servizio Sanitario Nazionale. Regge perché è un'operazione che pensiamo in prospettiva e che quindi non tocca situazioni acquisite rispetto a quello che c'è oggi. Poi bisogna che qua ci si metta d'accordo, perché la sanità costa, ma se tu vuoi una sanità efficace, che funzioni e che dia risposte ai cittadini, è forse l'ultimo capitolo nel quale puoi limitare le risorse. Lì va fatto un grande ragionamento che, voglio essere chiaro, non dipende solo dalla Regione Veneto, che a sua volta ha dei limiti imposti dallo Stato, che a sua volta Stato ha limiti imposti dall'Unione Europea. Credo che un ragionamento sul lavoro pubblico in generale vada fatto, perché altrimenti così non reggono i servizi per come li abbiamo conosciuti e si scaricano quei costi sulle tasche dei cittadini. Ecco, cittadini che cosa rischiano se non si metterà mano, secondo lei, a queste distorsioni quantomeno? Beh, guarda, io lo dicevo prima, il rischio qual è? Sono tre i rischi. Che la gente non si curi più, e ci sono già dati in questo senso, perché chi ha i soldi si cura, li spende lì, magari non si copra altro perché la salute è un tema fondamentale, ma chi non ha i soldi rischia di rimanere da solo, di non curarsi, peraltro di diventare un costo sociale, perché quelle persone puoi mica lasciarle lì da sole, come dire. Il secondo è che si spinga verso un indirizzo privato. Già oggi lo vediamo quando si parla di liste d'attesa, eccetera. Molti cittadini che sentono il loro problema, ognuno vive il suo, già oggi si indirizzano alla libera professione, perché quando gli si spiega che per fare una prestazione devono aspettare mesi, ma se vanno in libera professione pagando 150-200 euro, gli danno la visita o gli danno l'indagine diagnostica nel giro di 20 giorni, 9 giorni, è chiaro che il rischio è anche qua che chi ha i soldi possa permettersi e pagarsi di tasca propria. Rimane il problema per chi non ce li ha. Il terzo, dove ci sono vuoti c'è sempre qualcuno pronto a coprirli, il terzo è il rischio vero per un paese che ha avuto una svolta negli anni, alla fine degli anni 70, la riforma Anselmi, ricordiamo la Tina Anselmi, a pochi giorni dal 25 aprile, perché è stata quella che ha dato il nome alla prima grande riforma sanitaria di questo paese. Beh, il rischio è di aver fatto dei passi da giganti in avanti e di ritornare indietro brutalmente. Io ricordo naturalmente ai nostri spettatori che possono telefonare e porre degli interrogativi, delle questioni, se lo desiderano, utilizzando il numero che vedete in sovraimpressione in questo momento. Ricordo con Ivan Bernini anche le famose serrate degli ambulatori, dei medici di base, no? Abbiamo vissuto dei periodi davvero turbolenti da quel punto di vista, quei cittadini che magari non sapevano, ecco, se avrebbero trovato l'ambulatorio aperto. Com'è andata a finire? In maniera soddisfacente, secondo lei? Chiaro che i medici di base rivendicavano alcune cose, anche qua voglio essere chiaro, molte legittime rispetto a un'organizzazione, rispetto a risorse. Anche una prospettiva, no? Che rischiava di essere, sì, negativa. Perché dicevo prima, come dappertutto, quindi senza far confusione, ci sono dei pezzi che intendono mantenere quello che hanno, come dire, ottenuto anche con fatica, e quindi indietro non vogliono tornare neanche di un millimetro. Ma poi ci sono quelli che non riescono ad avere quello che ha e le opportunità che altri hanno avuto, dentro a situazioni anche a dinamiche che ritroviamo nel pubblico, nel privato, che ritroviamo nella vita di tutti i giorni. Alcune considerazioni che hanno portato a quegli scioperi dei medici in medicina generale erano assolutamente legittime. Su come è andata, mi pare che poi alla fine hanno ottenuto risorse. Il punto vero che mi interroga, da sindacato che si occupa dei temi della salute e dei lavoratori che operano all'interno del servizio sanitario regionale, vorrei capire adesso però
rispetto a delle prospettive, degli impegni che c'erano, che cosa si fa e se quelle risorse che dovevano essere messe in previsione, medicine di gruppo integrate, eccetera, vengono, insisto, utilizzate per potenziare quello che l'assenza delle medicine di gruppo integrate determinerà, o se magari quei soldi rimangono lì. Se rimangono lì è chiaro che entreremo in conflitto con i colleghi della medicina di base. Senta, tra l'altro i numeri dicono che gli addetti ai lavori sono in progressivo calo, no, nel settore della sanità. Noi abbiamo fatto uno studio ancora nel 2015 con i dati non CGL, non di parte, ma con i dati della Ragioneria Generale dello Stato. Quello studio ha dimostrato che cosa? Tre cose fondamentali. Il primo, una diminuzione del personale. Il blocco alle assunzioni, il vincolo alla spesa ha determinato una situazione per la quale tu non riesci e non puoi assumere pari numero di personale che cessa. E abbiamo meno 4% di personale rispetto al 2010. Il secondo dato importante, quindi meno personale, si sono attivati i servizi, quindi a aumento di servizi attivati hai meno personale per poterli fare. Il secondo dato è un aumento dell'età media. L'età media, il 50% del personale USA ha meno di 50 anni, il 50% ha più di 50 anni. E questo è un problema anche per l'organizzazione, certo, di una struttura importante che mette insieme 10.000 lavoratori, altro che Fiat, voglio dire. E il terzo dato è l'impossibilità di far fronte in maniera seria a quello che l'evoluzione tecnologica ha portato con sé. Perché nel momento in cui tutti siamo contenti, brindiamo ogni qualvolta la medicina fa un passo in avanti, ci sono nuove tecnologie, ci sono nuove attrezzature, diciamo anche che serve però la professionalità, la competenza, il numero di personale che quelle attrezzature faccia funzionare. Oggi abbiamo un problema serio. Ci sono situazioni nelle quali tu non riesci a garantire nemmeno l'H24, i turni nelle 24 ore, e hai persone che hai bloccato le ferie da mesi e non riesci a farli fare le ferie perché non hai il personale per farlo. E quando chiedi alla regione l'autorizzazione ad assumere, dobbiamo dire, rispetto ai cessati, 10 sono andati in pensione, la regione non ha mai detto no rispetto a 10 nuove assunzioni, ma dilatando i tempi. Il problema vero è che in un comparto in cui il 75% di personale è personale femminile, tu non hai le sostituzioni per le maternità e per tutto quello che serve, e quindi non reggi più dal nostro punto di vista se si continua così. Il personale, chi organizza questa azienda, sta già facendo i salti mortali, non può reggere oltre. Esatto, la faccia dei privilegiati, perché poi anche in termini di stipendio, mi mostrava prima i dati, non è che siano lievitati questi stipendi del pubblico. Dicevo, in questi anni, insomma, questo è lo schemino, non so, non si può inquadrare, che dimostra come le retribuzioni nel pubblico siano diminuite e nel manufatturiero siano aumentate. Togli un po', come dire, una vulgata per la quale il lavoro pubblico è super pagato e ci sono i privilegiati. Ecco, vorrei. Dopodiché, sapete, nel momento in cui chi anche ha l'autorevolezza si lascia andare a dichiarazioni sbagliate, tutti poi si sentono in dovere di andargli dietro e di farle a loro volta. Dato vero è che si sono persi 300.000 posti di lavoro nel pubblico negli ultimi 10 anni, non sostituiti, le retribuzioni sono diminuite perché non solo c'è stato il blocco del contratto nazionale per 8 anni, ma c'è stato dentro i limiti della spesa una riduzione anche del cosiddetto salario accessorio, la produttività e quelle robe lì. Adesso peraltro stiamo aspettando che la Corte dei Conti dia il via libera alla preintesa sul contratto enti locali e sanità, e speriamo anche che dopo 8 anni, come dire, arrivi a breve. Non si arricchisce nessuno con questo contratto, è un segnale di grande dignità che però si dà a quei lavoratori anche in prospettiva futura. Senta, lasciamo un attimo l'ambito strettamente sanitario, riordino degli enti locali e poi il nodo delle IPAB. Se ne parla da così tanto tempo, devo dire, no? Di queste IPAB, senza mai trovare una formula che metta d'accordo tutti. Ma a dire il vero, io penso questo, insomma, è dal 2001, riforma 328, Livia Turco, che si doveva fare la riforma delle IPAB. Il Veneto è l'ultima regione che ancora deve farla. E perché secondo lei? Ma
ci sono delle difficoltà oggettive, in primo luogo perché nel Veneto la gran parte delle IPAB sono strutture che discendono dai vecchi ospedali pubblici e come tali sono strutture pubbliche e noi chiediamo anche che rimangano tali. Ora, da questo punto di vista, devo essere onesto, mi pare che l'assessore Lanzarin, l'assessore alle politiche sociali della Regione Veneto, da questo punto di vista sarà, se non altro perché ha fatto l'amministratore locale e quindi sa di cosa parla, ha le idee abbastanza chiare, aveva anche presentata una proposta di legge, poi rivista, rimodulata. Oggettivamente mi pare che alcune delle idee dell'assessore andavano nella direzione auspicata. È chiaro che la direzione sulla quale voleva andare, credo voglia tuttora andare l'assessore Lanzarin, sia la conferma della natura pubblica delle strutture, una loro ridefinizione in aziende di servizi pubblici alla persona, ma centri di servizio veri, quindi che non facciano solo residenzialità, luoghi come dire di assistenza, dire, ma che espandano anche alcune attività nel domicilio. Mm-hmm. È chiaro che si mettono in discussione alcune situazioni, perché poi qui è sviluppata anche, come dire, la residenzialità privata e quindi si nasce un certo conflitto. Il problema vero poi riguarda una delle entrate fondamentali per garantire salute nel territorio, che è l'IRAP, dove il pubblico paga il doppio rispetto al privato. Allora, noi stiamo dicendo che non puoi mettere in concorrenza pubblico e privato e non puoi pensare di cavartela dicendo ma allora siccome nel privato paghiamo meno della metà di IRAP ci trasformiamo tutti in fondazioni private. No, noi stiamo dicendo bene, facciamo un'opera di riallineamento dove abbassi un po' il pubblico, aumenti un po' il privato, li metti tutti allo stesso piano, la regione in questa maniera ha quelle entrate che gli servono per garantire, certo, la salute, perché o ce le hai lì o da qualche parte le devi trovare. Okay. Vediamo come va a finire, c'è un tavolo aperto, mi pare che l'assessore abbia le idee abbastanza chiare, ci si sta lavorando, speriamo che tenga anche rispetto ad alcune pressioni che arrivano. Senta, invece sul fronte degli enti pubblici, questo riordino, no? Si è fatto un gran parlare in passato, adesso meno, devo dire, appunto di accorpamenti, fusioni, anche lì ha stentato, per non dire, no, è naufragato di fatto al momento, anche se poi magari ci sono piccoli centri che si arrangiano come possono con i comuni vicini. Tu sei ottimista perché hai detto al momento è naufragato. Definitivamente? Quando, non lo so, spero di no. Quando Del Rio fece la famosa riforma, tutti brindarono all'abolizione delle province, non accorgendosi che forse non era un'operazione così corretta, ma che anzi le province avevano un ruolo fondamentale anche di riassetto territoriale, perché è un'ottica vasta su un territorio di 892.000 abitanti come quello di Treviso. Perché si è fatto, secondo lei? Cos'è stato quello? Un po' lì c'è stata una spinta, dopodiché le province hanno mantenuto un ruolo di area vasta, qui nel Veneto la regione si è presa a sé alcune funzioni, si stanno ancora riorganizzando, per fortuna io credo per la prima volta dopo tanti anni anche nell'ente provincia si può ripartire, perché anche nell'ente provincia da quest'anno si potrà riassumere, si potrà cominciare a lavorare per le funzioni che rimangono. Ma la Del Rio parlava anche di aggregazione dei comuni in un paese nel quale ci sono moltissimi comuni anche al di sotto dei 3.000 abitanti. Quella parte della Del Rio non l'ha presa nessuno, c'è qualcuno, pochi nel territorio che hanno provato con coraggio, io credo anche ad avviare un percorso rispetto alle fusioni, penso Villorba eccetera, col referendum è andata male, io penso che invece quella strada sia una strada da prendere, perché se guardi i dati del Trevigiano non solo abbiamo perso il numero di dipendenti, ma mi interrogo sempre, su questo ne discutiamo spesso anche con i lavoratori dei comuni, i comuni sono soggetti erogatori di servizio pubblico alla persona, ma se hai un comune di 7 dipendenti che servizi pubblici puoi dare? Hai il giusto numero di dipendenti che ti permettono di autoconservare l'ente. Allora io penso, noi pensiamo come CGIL,
che la strada delle fusioni sia una strada importante. Attenzione, fusione non vuol dire ridimensionare i presidi locali, ma vuol dire rafforzare i presidi locali, rafforzare i presidi a comunità, mettere insieme competenze, professionalità e personale, mettere insieme esperienze e garantire del personale che possa oggettivamente dare servizi pubblici a persona. Dove hai l'assistente sociale a scavalco, cosa puoi dare? Assolutamente, e infatti poi appunto si finisce per farle, sono unioni di fatto tra virgolette. Sì, noi siamo, come dire, ottimisti, diciamo che Del Rio da quel punto di vista aveva fatto un buon lavoro, e c'era anche quella roba lì. Quella finanziaria famosa ha distrutto la Del Rio, perché ha ridotto in maniera importante i trasferimenti e quindi ha tolto le risorse per poter fare queste cose. Ci sono molti amministratori locali che stanno guardando con attenzione a questi percorsi. Io auspico che si arrivi a una definizione per potenziare, insisto, il lavoro pubblico, il servizio che il pubblico eroga al cittadino. Senta, sul fronte proprio della polizia locale invece, questo è uno dei campi in cui i comuni di sicuro insomma stanno trovando accordi, sappiamo benissimo come sono questi corpi intercomunali di polizia locale, dei comandi eccetera, quasi più nessuno tra i piccoli insomma si arrangia da sé. Insomma, questo è un buon esempio di quello che doveva essere poi alla fine magari anche appunto l'esito di queste fusioni, no? È un esempio che però magari i sindaci non colgono come modello, però sta dando dei risultati, oppure toglie in termini secondo lei di organici? Il più delle volte, se non, insisto, se non metti le risorse, fai un'operazione a somma zero. Ora, fare il sindaco oggi è la cosa, una tra le cose più difficili, quindi figuriamoci se mi metto a... È chiaro che il tema della sicurezza è uno dei temi che i cittadini percepiscono di più, accanto al tema della sanità di cui abbiamo discusso prima. Dico anche che sulla sicurezza irresponsabilmente si gioca in nome del consenso, alimentando paure rispetto a temi che non esistono e sottraendo attenzione ad altri temi. Dico sempre, rimango sorpreso da un dato: la percezione e la paura rispetto ad alcuni fenomeni, quando purtroppo la violenza sulle donne, spesso compiuta in ambito domestico, è uno dei crimini maggiori sui quali bisognerebbe investire, bisognerebbe avere, diciamo così, un po' di più attenzione e paura rispetto ad altre cose. Sui vigili anche lì si è detto si può assumere, è l'ambito nel quale, come dire, non ci sono i vincoli, ma poi se tu mi metti i vincoli sulla spesa complessiva è chiaro che dici che puoi fare delle cose ma in realtà non le puoi fare. Oggi i comuni si sono messi assieme, hanno fatto unioni, convenzioni e quindi si scambiano il personale. È chiaro che però se il personale non aumenta si scambiano il personale, ma il personale rimane quello. E quindi se avevo 10 da una parte, avevo uno dall'altro, ho 11, ma il territorio quello è. Dopodiché ancora nell'84 era partita un'importante riforma a metà sui corpi polizia locale, la figura della polizia locale è cambiata. Decisamente. Temo che ancora oggi a volte si confonda ruolo, cioè alcuni deficit che hanno gli organi, penso alla Polizia di Stato, ai Carabinieri, che pure sono in difficoltà. Una volta tu avevi le stazioni Carabinieri dove avevi il piantone fisso, adesso anche loro con le risorse che hanno, ma spesso si utilizza la Polizia locale per compiti che pure gli appartengono ma sono prevalenti rispetto ad altro, e magari si riducono altre attività importanti della polizia locale, penso a tutela del territorio, penso al controllo ambientale, penso alla parte certo. commerciale, anche quello è un settore in difficoltà. Io credo che, capisco la politica che ha bisogno del consenso, attenzione, se alimentassero un po' meno le paure, fossero più attenti a quello che serve sul serio, forse le persone avrebbero una percezione di paura in meno ma dei servizi in più. Certamente, certo che la famosa presenza sul territorio purtroppo è una delle richieste maggiori, più pressanti che vengono dai cittadini. Se hai due agenti di polizia locale, sfido chiunque a far turni nelle 24 ore, 7 giorni su 7. Ora, io capisco tutto e anche qua dico sempre a qualche amico che mi dice ma nel pubblico, dico vabbè,
Voi avete un'impresa vostra, avete una vostra attività, fate i conti con quello che avete, fatemi i conti con due vigili, organizzatemi un turno H24, 7 giorni su 7, se siete bravi, come dire. Sì, assolutamente, urge bacchetta magica. Insomma, questi, abbiamo fatto così un volo su quelle che sono in questo momento le principali problematiche, le criticità del pubblico, ma anche ricordiamoci che è un settore con grandi risorse questo. Io ringrazio Ivan Bernini, segretario generale della Funzione Pubblica della CGIL di Treviso. Il tempo è volato, speriamo di aver dato degli spunti interessanti parlando appunto di sanità e riordino degli enti anche sul fronte della sicurezza. Grazie a voi che ci avete seguito e al prossimo appuntamento con la CGIL Veneto di Linea Diretta. Grazie a voi, arrivederci.